Nel 1970 Ettore Scola dirigeva Marcello Mastroianni, Monica Vitti e un giovane, giovanissimo anzi, Giancarlo Giannini in Trama della gelosia, tutti particolari in cronaca. Questo era il titolo esatto del film, che era poi un triangolo amoroso tra la commedia e il grottesco e con un po' di sfumature anche di neorealismo. Ecco, proprio lì si è ispirata Magdalena Barile per scrivere la drammaturgia di questa nuova produzione di teatro in mostra che si chiama Non è la gelosia, e noi siamo con l'attrice principale ma anche la capocomica di questa compagnia comasca, Laura Negretti. Ciao Laura e bentornata. Ciao a tutti. Non è la gelosia col punto esclamativo, assolutamente sì. Tra pochissimi giorni andrà in scena questo nostro nuovo super debutto, questa grande produzione su cui abbiamo speso e stiamo spendendo tante energie, sudore, lacrime e sangue, e ci siamo ispirati a questo capolavoro assoluto della commedia all'italiana, filone peraltro che chi ci segue sa che noi amiamo in modo particolare, per citare una delle nostre produzioni, uno dei nostri cavalli di battaglia, Divorzio all'italiana di Germi, e all'interno delle scelte molteplici che potevamo fare dei bellissimi film della nostra commedia all'italiana, abbiamo scelto uno dei film che diciamo è alla fine dell'arco, come dire, creativo della commedia all'italiana, che è appunto Dramma della gelosia di Scola, come dicevi Lorenzo. Perché? Perché è emblematico di quel filone, anzitutto è molto evidente, molto più che in altri film, in questo film, in questa produzione è molto evidente uno degli elementi fondamentali che noi amiamo in modo particolare, cioè che la tragicommedia, cioè raccontare con un lieve sorriso accennato sulle labbra quelle che sono le brutture, non trovo altra parola, le brutture, le bassezze, le tristezze del vivere quotidiano, le piccinerie e soprattutto le piccinerie di noi italiani. E la scelta è caduta su questa storia che a livello di plot, di trama, è molto intrigante, perché si racconta di un ménage à trois, un triangolo amoroso, poliamoroso, in salsa molto italiana, in salsa alla pizzaiola, dico io, con questi tre personaggi, lei, lui e l'altro, con questa donna interpretata dalla meravigliosa, mi inchino mentre lo dico e giungo le mani, volgo gli occhi al cielo, dalla meravigliosa, inimitabile e inimitata Monica Vitti, che è questa donna stralunata, ma stralunata in senso arioso, naif, positivo, talmente stralunata da essere innamorata dell'amore, fondamentalmente, e talmente innamorata dell'amore da innamorarsi contemporaneamente di due uomini totalmente diversi. Ma lei non si innamora di due uomini perché fondamentalmente, per dirlo elegantemente, non sa in quale scarpa mettere il piede, ma semplicemente perché lei crede talmente tanto nell'amore che pensa che possa essere distribuito equamente. Però, dato che la nostra vicenda è ambientata in fine anni 60, inizio anni 70, pieno boom economico, piena rivoluzione sessuale, dato che lei non riesce a scegliere, si opta a un certo punto per la soluzione svedese, che all'epoca era molto in voga, cioè tutti e tre insieme allegramente. Però dato che siamo italiani e non siamo svedesi, la soluzione svedese va a carte 48 prima di iniziare. E tutto questo veramente col sorriso sulle labbra, ma anche raccontando le piccinerie e i piccoli squallori che riguardano la vita di tutti noi allora come oggi. Ecco, infatti, seppure è un tuffo nel passato, questa commedia degli anni 70 moltissime aderenze alla nostra società. Ma assolutamente sì, uno su tutti, uno degli aspetti che lo stesso Scola aveva messo in rilievo nel film, e cioè, come vi dicevo, la vicenda è ambientata alla fine del boom economico, dunque diciamo tutti i frizzi, i lazzi, gli aspetti positivi del boom economico erano in parte stati superati e iniziavano a sopravanzare quegli aspetti meno scintillanti: inquinamento,
urbanizzazione dilagante e devastante, problemi sociali. E infatti i nostri tre protagonisti sono tre italiani che sono proprio rimasti ai margini del boom economico, perché lei è una fioraia, l'altro un pizzaiolo, l'altro un muratore. E soprattutto, mentre nel film di Scola, che, e questo è importante sottolinearlo, era ambientato in questa Roma periferica devastata dalla spazzatura, ci sono queste scene bellissime di Mastroianni e della Vitti che amoreggiano sulla spiaggia di Ostia come se fosse il paradiso terrestre, in realtà è una Una spiaggia distesa schifosa, spettacolare, sì. piena di sterpaglia e di sacchi della spazzatura. La drammaturga Magdalena Barile, che è molto molto intelligente, ha una scrittura affilata e ironica, ha scelto di spostare la vicenda dalla Roma periferica alla Milano di fine anni 60, Giambellino per intenderci, quelle zone lì, con chi di voi se lo ricorda, con questi prati che iniziavano ad essere mangiati dai palazzoni che iniziavano a bruciare le campagne, con questi, avevi questi profili devastati dalle impalcature che costruivano i palazzi in crescita. E perciò la nostra scenografia, Armando Vairo, anche lui in maniera molto intelligente, in accordo con il regista Massimiliano Cividati, hanno scelto di utilizzare come segno visivo proprio le impalcature da ponteggio, a ricreare questa sorta di, tra virgolette, corte milanese, all'interno della quale si svolge la vicenda dei nostri tre, però corte milanese, molto triste perché sono impalcature, e con dei segnali luminosi che rimandano alle réclame, vi ricordate i cartelloni Cinar, Sip, che ricordano le réclame, il consumismo che iniziava ad essere In imperante quegli anni dell'epoca. 70. Allora, non abbiamo ancora detto che la commedia si chiama appunto Non è la gelosia, debutterà il 28 di aprile al Teatro Manzoni di Busto Arsizio. Come mai questa scelta? Ma sai che me lo chiedono tutti e io sono felicissimo, felicissima che mi venga chiesto perché c'è un motivo molto forte. Allora, noi, allora, quando uno spettacolo debutta è come, perdonate l'enfasi, è come un bambino neonato che va protetto, ha bisogno di protezione, ha bisogno di essere accudito. Tu non puoi stare in un posto dove ti senti un numero e via uno dentro l'altro. Perciò abbiamo scelto i Manzoni perché l'anno scorso, la passata stagione teatrale, siamo stati lì e abbiamo portato nella loro stagione Divorzio all'italiana, quello che vi citavo. E ci siamo accorti di due cose. La prima è che loro hanno un pubblico meraviglioso, ma meraviglioso nel senso che hanno un pubblico educato alla bella commedia, cioè non il pubblico che ride perché scivoli sulla buccia di banana, pubblico attento che ride nel punto giusto. E il secondo parametro molto importante è che la direzione artistica, Marco Bianchi e tutto il suo staff sono con noi protettivi, accudenti, cioè tu ti senti protetto a far nascere uno spettacolo lì e questo vi assicuro che è È importantissimo sul importantissimo, debutto. vabbè, è importante comunque, come per la grande opera lirica, la data e il luogo del debutto rimane per sempre nel ruolino della commedia, per Assolutamente. cui questa scelta va ponderata, oltre naturalmente alle opportunità che ci stai raccontando. Comunque poi la commedia girerà, come solito, Assolutamente. appunto per tutte le produzioni di teatro in mostra. Hai già delle date anche con Uffa, ci sono già un sacco masche? di date, siamo ad oggi a una quindicina di date, alcune come tournée estiva perché è commedia, è bello farla anche in estate, poi roderà per poi approdare sui palcoscenici per la stagione autunno-inverno 23-24 e giusto per citarne qualcuna al volo, perché devo andare a memoria, la prima replica nel Comasco, perché io sono comasca e dunque ci tengo in modo particolare, sarà il 6 ma sabato 6 maggio, dunque pochi giorni Sì, dopo il dopo il debutto, debutto. a Carimate, al Teatro Colosseo di Carimate. Ecco, e poi tutte le altre date le scoprite sul sito del Teatro in Mostra, sui vari social di Laura Negretti, per cui non è il caso adesso di elencarle. Tu però hai già citato sia Armando Vairo, che ti segui da sempre, e Magdalena Barile, con cui hai fatto tantissime produzioni, anche Like, che se non sbaglio è la tua ultima produzione, no? Ultima grossa Grossa produzione sta, produzione è sì, stata Like. proprio Like, per cui un cast per metà ben conosciuto e ben rodato, anche i due attori che ti accompagnano,
che sono Gustavo La Volpe e Sasha Oliviero, no? Poi Assolutamente. invece c'è qualche novità che hai voluto introdurre in questa Allora, produzione. la novità la più grossa è in assoluto la regia, perché è la prima volta che collaboriamo con Massimiliano Cividati, cioè è stato questo incontro, questo incontro-scontro che poi si è sviluppato in una comunione di intenti. Sono molto contenta del lavoro che sta portando avanti in sala prove Massimiliano, perché ha uno sguardo molto attento, chirurgico e pulito sul come si deve portare in scena uno spettacolo, su come si debbono, si dice debbono, debbano, 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 ops, come si debbano dirigere gli attori. Lui proprio elimina qualsiasi fronzole in eccesso e punta all'essenzialità ed ha, come dire, messo in luce l'anima molto sessantottina del testo di Maddalena. E per quanto riguarda il cast, in realtà i quattro colleghi che mi affiancano, cioè Gustavo La Volpe nel ruolo di Mastroianni, Sasha Oliviero nel ruolo di Giancarlo Giannini, più Antonio Grazioli e Gabriella Foletto che coprono altri ruoli multipli, sono un gruppo di attori con cui lavoro da anni, grandissimi professionisti che in sala prove danno il 100% e sul palco danno il 500%. Ed è fondamentale avere attorno un gruppo così di colleghi che ti supporta e ti protegge. Ecco, però al centro della scena c'è sempre Laura Negretti, questa volta addirittura tu sei anche sempre molto passionale nelle tue interpretazioni. Ti devi dividere tra due amori, tra due amori. Come riesci a interpretare una donna così aperta come all'epoca appunto Monica Vitti, aperta verso l'amore, ovviamente, come Monica Vitti è stata bravissima a A fare. interpretare, lavorando su quello che credo sia il cuore della storia, cioè eliminando totalmente la malizia, perché lei non è maliziosa, la mia Iris non è maliziosa, non ha secondi fini, ha una sensualità pura che nasce dal credere che l'amore sia il vero motore vitale della vita, scusate i giochi di parole. E lei, dico una cosa senza spoilerare troppo, lei crede talmente tanto all'amore da santificarsi attraverso l'amore, da immolarsi sull'altare dell'amore. E questa per me è stata la linea guida nella costruzione del personaggio. Bene, bene, poi tu sei una grandissima professionista, la passione ma anche la professionalità nelle Grazie. tue produzioni c'è sempre. Ecco, allora ripetiamo che il debutto sarà il 28 di aprile, sono in prevendita dei biglietti, non so se è possibile ancora acquistare dei biglietti per il debutto, visto che il teatro non è enorme, però. Allora, assolutamente sì, Sì? sono, poi trovate tutte le Sì, info. certo. Allora, per chi evita ancora l'online, si può andare tranquillamente in botteghino, dal 21 aprile si Sì. possono acquistare i biglietti fisici, il bel biglietto fisico, se no, per chi ama l'online, già da adesso si può andare sul sito del teatro e acquistare i Online, biglietti. perfettamente. Allora, un tragicomico perché appunto da lì, da quella commedia di scuola in avanti, Giancarlo Giannini è stato così proprio poi dopo con Lina Wertmüller, è una parabola sempre più di questo attore giovane che poi cresce, ma sempre così molto ironico e anche divertente. E ci sarà anche se il dramma della gelosia, ci sarà anche abbastanza da ridere in Hai questa. voglia? Ci sarà un po' di tragi, ma tanta commedia, Tanta commedia. tanta bella commedia all'italiana. Sì, Benissimo, assolutamente. allora qui non ti posso fare gli auguri perché è veramente la No, cosa peggiore che si può fare per un assolutamente. debutto. Ma sono sicuro tanto che andranno benissimo queste cose. E ti Grazie. aspettiamo a Como. Grazie. Ciao.